Amici sportivi appassionati di hockey in line, bentornati al Quanta Club, dove fra pochi minuti avrà inizio gara 4 di finale scudetto fra l'Hockey Club Milano Quanta e i Diavoli Vicenza MC Control. È con noi come sempre il responsabile federale del settore hockey, Fabio Forte, buonasera. Buonasera Giorgio e buonasera a tutti i nostri telespettatori qui su Fisr TV. Entriamo subito nel clima partita andando ad ascoltare un paio di giocatori, come sempre uno per parte, Edoardo Caletti per il Milano Quanta e Samuele Baldan per i Diavoli Vicenza. Edoardo Caletti, si torna al Quanta Club dopo un finale di gara 3 difficile, come si riparte, come si approccia questa partita? Ma come abbiamo approcciato le altre, è una serie di playoff, quindi perdere fa parte appunto del gioco e dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto le altre tre, sfruttando gli episodi a nostro favore e portarla a casa. Cosa cambia su questa pista? Mi riferisco alle dimensioni. Cambia parecchio, perché comunque allenandoci sempre di qua noi conosciamo un po' meglio la pista, mentre loro no, come noi non conosciamo bene Vicenza. È più, diciamo che qua è molto meno intenso sicuramente il gioco che a Vicenza, essendo praticamente 10 metri più piccola. Samuele Baldan, il tuo gol in gara 3 ha indirizzato il finale di quella partita che poi avete dominato. Dovete ripartire da lì, immagino, sia come approccio che come testa e tattica. Sì, sicuramente sarà una gara 4 molto combattuta, sarà sulla base della tecnica, quindi ci aspetteremo una gara 4 molto difficile. Noi dobbiamo sicuramente riaprirla e daremo il 100% per riportarci fino a gara 5 e andare fino in fondo. Sarà molto dura comunque. Milano sarà sicuramente con la voglia di vincere. Chiedo anche a te se questa pista cambia qualcosa a livello tattico per voi, giocare qua. Beh, sinceramente secondo noi forse va meglio giocare in questa pista, perché avendo gli americani che sanno tenere molto il disco, forse probabilmente riusciranno a gestire meglio. Se riusciremo ad andare in vantaggio sicuramente forse farà la differenza. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Fabio, abbiamo coinvolto entrambi i giocatori sulla questione delle dimensioni della pista, che incidono? Incidono parecchio, potrebbe essere la classica serata da risultato basso e chi va in vantaggio ha davvero un grandissimo vantaggio. So che è difficile fare pronostici, però il tema tattico è quello, insomma, fare possesso dopo essere in vantaggio. Sì, è vero che probabilmente Milano, a parer mio, ha forse un po' meno gamba di Vicenza in questo momento. E anche si vede anche da come sono stati messi a giocare da Luca Rigoni, molto conservativi e pronti a ripartire. Diciamo che quelle poche energie che hanno, quelle energie che hanno inteso destinarle a difendere e appunto ripartire in contropiede. Quindi sì, dovesse andare in vantaggio Milano, mi immagino un Vicenza più arrembante, viceversa un Milano ancora più attendista fino a appunto gli ultimi momenti della partita in cui dovrebbe per forza di cose andare. Ecco, che non fosse una serie da 3-0 sinceramente l'avevamo capito, nonostante il Milano avesse vinto le prime due. Poi il Vicenza in gara 3, soprattutto nel secondo tempo, ha dimostrato una certa supremazia a livello di gioco che secondo me sta dimostrando un po' anche nelle partite che aveva perso in un certo senso. Quindi il tema tattico l'hai già più o meno descritto tu. Ecco, il Milano quanto può aver sofferto a livello mentale quella debacle di fine partita? Conta, non conta? Sono abituati a ripartire azzerando tutto? Sì, direi di sì. Direi che Milano ha sicuramente atleti in grado di cancellare e di capire che perdi 10-0, perdi 1-0, sempre una ne hai persa. Ma anche Vicenza del resto non credo faccia affidamento al risultato così ampio, anche perché di fatto si è concretizzato negli ultimi 2 o 3 minuti, se non ricordo male. Dopo il gol di Baldan, che ha dato il nuovo vantaggio a Vicenza, sì, c'è stato il gol di Delfino in power play, diciamo che lì è finita la partita, perché veramente Milano non ne aveva in quel momento. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo dare le formazioni ufficiali dicendo che la gara sarà diretta dalla coppia arbitrale Grandini-Lega. E partiamo subito senza poi dimenticarcene. Questa volta ce li siamo ricordati. Andiamo con gli ospiti, quindi iniziamo col Vicenza, che tra i pali dovrebbe senza dubbio, credo, schierare ancora come titolare Michele Frigo, il backup è Andrea Alberti. Gli esterni sono Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell'Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Pace, Nicola Frigo, McDonald e Baldan, allenatore Roffo. Risponde il Milano con Mattia Mai tra i pali, il backup è Riccardo Pignatti. Gli esterni Zagni, Ederle, Bellini, Battistella, Spimpolo, Caletti,
Lettera, Rigoni, Comencini, Ferrari, Belcastro, Banchero e Ronco, assente come sempre in questa serie Barsanti, l'allenatore Luca Rigoni coadiuvato in panchina da Claudio Mantese. Fabio, l'hai sottolineato in telecronaca in gara 3, Roffo ha cambiato qualcosa a livello tattico, ha rimescolato le linee, ha fatto delle scelte e in questo momento ci sta assolutamente anche sacrificare qualche uomo che è un attimo meno in forma, ed è stata un po' la chiave quella prima linea con Wennerstrom. Sì, diciamo che il sacrificio è stato fatto su Ustignani in gara 3, sia in gara 1 che in gara 2 l'avevamo visto un po' più macchinoso del solito, no? Ma poi ho parlato anche con Andrea proprio prima di gara 3 e lui mi aveva anticipato che per il momento non sarebbe entrato, quindi insomma non è stata una cosa dell'ultimo secondo, è stata una cosa ovviamente preparata, ma poi l'ho cercato ancora e mi ha detto guarda sono dal fisioterapista, cioè è proprio acciaccato, quindi insomma sta tenendo duro ma non è nel suo massimo splendore, e quindi questo ha fatto sì che fosse stato lui l'escluso della prima linea e quindi ha trovato più spazio anche poi Pace in seconda linea. Come sempre la regia ci fornisce i top scorer delle due squadre, nomi ben noti, ha raggiunto la cifra tonda Delfino 100. Con quel gol in power play proprio, centesimo punto stagionale, il gol del 5-3. Numeri strabilianti per Delfino, numeri ottimi come sempre anche per il capitano del Milano Emanuele Banchero, che ha raggiunto quota 53 punti come vedete. Sì, Banchero che è un uomo che solitamente durante la stagione non fa grossi numeri, ma poi alla fine quando conta la firma la mette sempre. A proposito di gente che sta mettendo la firma, ti aspettavi un Nicola Frigo così fattore nelle finali, sempre a rete? No, nella finale no, nel senso che ho molta stima di Nicola, fa delle grandissime cose, ogni tanto ha dei momenti di buio che dovrebbe cominciare a togliere, visto che è un 95, quindi insomma 26 anni comincia a essere nella maturità, però effettivamente forse è l'unico che ha sempre segnato. E sì. McDonald anche, McDonald's, di cui abbiamo parlato poco, è arrivato praticamente a sorpresa, però il golletto l'ha sempre piazzato. Sì, certo. Beh, ma che McDonald potesse solo che crescere anche di condizione e di affiatamento era abbastanza scontato. Difatti probabilmente gara 1 è stato un fattore, ma un po' all'incontrario, no? L'abbiamo già detto, Roffo ha voluto buttarlo subito nella mischia sparigliando le linee che stavano facendo bene fino a quel momento, è uscito dalle rotazioni Pace, un po' tante cose un po' che secondo me hanno influito sul fatto che Vicenza fosse apparsa meno brillante del solito proprio in gara 1. Poi in gara 2 la partita l'ha fatta Vicenza e Milano, Sornione è rimasto lì fino all'ultimo per poi dare la zampata finale con Belcastro. E chissà che non sia adesso la volta per il Milano di cambiare qualcosa, sia a livello tattico, chissà, inserendo anche qualcuno nelle rotazioni. Abbiamo un Battistella, abbiamo un Ederle, abbiamo giocatori freschi, non dico magari tutti i cambi, però poteva anche essere un'arma anche quella per Milano, avere un roster più profondo, invece sostanzialmente da quel punto di vista si è giocato a parità numerica. Sì, direi, beh, Milano ha sicuramente patito tantissimo l'infortunio di Barsanti, e quindi insomma quello era veramente il fulcro difensivo, veramente difensivo del Milano, no? Nel senso che, e quindi ha dovuto, la scorsa partita giocava indietro perfino Banchero in qualche momento, no? Quindi insomma situazioni veramente d'emergenza per Rigoni. Sì, Luca ha la tendenza nelle battaglie a fidarsi un po' più della sua vecchia guardia, no? Rispetto ai giovani, ma penso sia anche un modo per proteggere i giovani, non solamente per mancanza di fiducia. Però effettivamente giocatori di gamba come Battistella o Ederle potrebbero essere interessanti. Inquadrato Mattia Mai, ovviamente i portieri come sempre sono una chiave fondamentale per ogni partita di playoff. È iniziata gara 4 di finale scudetto, ricordiamo Milano in vantaggio nella serie per 2-1 e Vicenza che va a gestire il primo pack con la sua prima linea confermata, direi, lo vediamo subito questa sera, la scelta che ha premiato in gara 3, e quindi due americani con Wennerstrom e Delfino che riceve il pack in questo momento, prova a saltare il difensore, attenzione al disco che balla lì nello slot, lo raccoglie Sigmund che va in back a impegnare Mattia Mai che ci mette la stecca favorendo l'intervento difensivo di Fabio Rigoni, può ripartire Belcastro con la difesa di Vicenza che si è già prontamente schierata, e allora Belcastro torna su Fabio Rigoni. Sì, era un 2 contro 2 interessante, ma ha difeso bene comunque McDonald, ha messo il corpo sul taglio di Ferrari. Bellini dietro la gabbia di Mattia Mai,
osserva i movimenti dei compagni, poi lascia il pack a Spimpolo che aspetta il cambio di linea. È entrato Capitan Banchero ed è proprio lui a raccogliere il disco e a lanciare in profondità, un disco che viene sporcato da Venestron, e allora in angolo sono Caletti e Sigmund. Arriva prima l'americano di Vicenza che lascia per Venestrom, autore di una doppietta in gara 3. Sì, l'1-1, interessante. Perché è stato un momento in cui il Milano stava abbastanza avendola meglio, aveva fatto subito gol, ha trovato un palo, ma c'era stato Michele Frigo che non aveva un'ottima serata. È stato un po' salvato dai pali, un po' salvato dai compagni, però la fiducia l'ha ovviamente mantenuta da parte del suo coach, che non ha voluto sostituirlo col più esperto Alberti, ma sicuramente meno nel clima di questa finale. È Vicenza in questi primi minuti di gara a gestire il possesso, un tema tattico che ormai è consueto in questa serie di finale. La conclusione dalla lunghissima distanza sulle reti di protezione, e poi ci mette la pinza Mattia Mai a concedere l'ingaggio offensivo a Vicenza quando sono trascorsi i primi due minuti di partita. Come ce l'aspettavamo, ritmo basso e Vicenza che sostanzialmente fa sì, possesso. E anche le stesse linee proprio perfettamente, perché adesso è uscito Sigmund dopo questi due minuti e due secondi, è entrato Roffo, che anche qui un altro accorgimento secondo me di Angelo Roffo è stato quello di destinare Luca a dare fiato a Sigmund fondamentalmente. Però è anche vero che il gol che ha cambiato la partita è nato proprio con uno dei pochi cambi in cui Sigmund era in panchina. È nato con la conclusione di Baldan, che abbiamo ricordato anche nelle interviste pre-gara. Adesso Comencini vince un duello lungo le assi, poi va in back su Lettera, che può ripartire. Il mago, attenzione, si libera 2-1. Della marcatura. Lettera fa tutto da solo e colpisce il primo palo della serata. Si è sentito netto il rumore del ferro, attenzione perché siamo già dall'altra parte con la prima parata di Mattia Mai su conclusione centrale. Bella occasione costruita totalmente da Lettera, che si è bevuto sì, un uomo. Ha saltato prima la pressione di Pace e poi subito in velocità anche Frigo, quindi ha trovato un 2 contro 1. Vedete qui forse c'era un buon passaggio anche per Comencino. Beh, in realtà si era mosso bene, visto si era mosso bene Baldanzi. Ha visto lo spiraglio classico tra gambale e scudo, e prima palo, grande occasione all'esterno, sì, della partita, con Milano che vince un altro ingaggio. E allora Belcastro può scaricare su Fabio Rigoni dietro la gabbia, subito dentro la prima linea di Vicenza di nuovo. Passaggio non perfetto, Bellini non riesce ad agganciare il disco, recuperato da McDonald che scambia con il connazionale Sigmund. Alza lo sguardo, scarica ancora su McDonald dietro la gabbia. Milano prova a chiudere nello slot, allora torna indietro McDonald e va su Venerstrom. Dialogano ancora i giocatori della prima linea dei Diavoli Vicenza. Delfino, uno stop a seguire, potremmo dire così. Alla fine perde il duello nell'angolo con Bellini. Disco però recuperato e la rete di Delfino. McDonald, gran lavoro in balaustra a portare via il pack a Fabio Rigoni, e poi da lì davvero Delfino non poteva sbagliare, ma qui il lavoro importante l'ha fatto proprio sì, McDonald. Sì, sì, come hai detto tu, si era allungato un po' troppo il disco Delfino, è uno stop ad inseguire, e poi secondo me una leggerezza difensiva da parte di Rigoni, si è trovato il pattino, il disco fra i pattini sul passaggio di Bellini, eccolo qui, il disco è uscito male dalla balaustra, McDonald velocissimo e Delfino fa 101 con questo punto. E quindi sostanzialmente al primo errore Vicenza capitalizza subito, e d'altronde il potenziale offensivo di questa attenzione, squadra lo conosciamo, attenzione, perché adesso poi a livello mentale Vicenza, cioè Vicenza riesce a creare delle situazioni di superiorità in situazioni che in realtà non sembrano portare una superiorità facile. È ancora la prima linea di Vicenza a fare gioco con Sigmund. Ma credo che la lezione di gara 2 no, si è già vista in gara 3. Metabolizzata, sì, assolutamente. Non crediamo che possano concedere ancora distrazioni del genere. Attenzione Delfino, ma Spimpolo questa volta riesce a bloccare il tiro, ma Delfino ancora insiste in balaustra. Devono essere in due lì, Comencini e Spimpolo, per fermare l'attaccante di Vicenza che ha già messo il suo nome a referto, e Milano va in una sostanziale liberazione, di fatto riconsegnando Delfino da solo il pack a Vicenza, che in questi primi minuti davvero con questa linea sta
dominando l'incontro. Deve inventarsi qualcosa, sì. Il Milano, detto da qua è facilissimo ovviamente. Sì, sarebbe un po' più difficile lì sul posto di Luca Rigoni. Ma non so, guardo un po' la difesa di Milano e secondo me non sono molto abituati a difendere così e spesso si trovano l'uomo dietro la schiena. Perché la zona ovviamente per Milano è qualcosa di nuovo, no? Nel senso... Sì, forse solo in Eurolega, ovviamente in alcuni casi rarissimi, però stiamo parlando di anni fa ormai e comunque... Sì. In Italia è la prima volta che nel suo lungo ciclo di vittorie si trova di fronte a una squadra in grado di fare gioco e possesso anche su questa pista del Quanta Club. È ancora Vicenza, come vedete, con la seconda linea, adesso è Baldan a lavorare il pack, torna indietro, accenna una pressione, ecco, su questa linea Milano deve provare a forzare un po' di più. E invece è ancora Vicenza a crearsi l'opportunità nello slot, deve metterci una pezza Mattia Mai, erano rimasti in realtà ancora tutti quelli della prima linea, solo sì. Baldan era entrato, quindi... Sì, rapidissimo qui McDonald nel spostarsi il disco sul rovescio e poi tirare praticamente, una specie di polso di rovescio, una cosa abbastanza anomala. Adesso ovviamente i puristi dell'hockey a casa stanno dicendo cosa dice questo, ma il movimento è proprio quello di spostare e rilasciare subito il disco. Adesso si è completato quel cambio di linea solo accennato e quindi ora c'è nella sua... totalità la seconda linea del Vicenza e vediamo se in questo caso il tema tattico può cambiare con un Milano più aggressivo e Vicenza che in questo momento gestisce ancora, come vedete, il disco. Milano va in pressione, fa buon lavoro Baldan che poi scarica su Frigo, non si chiude il triangolo, adesso Milano può ripartire con Bellini all'indietro per Ferrari. Ferrari adesso tenere il disco, usa la balaustra per andare ancora su Bellini. Si è arrivato l'invito della panchina di accelerare un po' i tempi ovviamente, però sì, non è semplice secondo me neanche per i giocatori del Milano, veramente, fra che non sono in molti, diciamo, giocano in due linee piene, fra che non sono abituati a giocare così. Rigoni prova a velocizzare le operazioni, il disco viene sporcato ma recuperato poi da Bellini. Ancora il terzino toscano del Milano che prova a liberarsi della marcatura del suo ex compagno di squadra Baldan. Lettera il cambio nel traffico Milano. Di centropista, Lettera si crea ancora l'opportunità e ci mette bene la stecca Frigo in Pokcek, valutato regolarmente dagli arbitri il suo intervento che è stato decisivo in sì, questo caso. Ancora però direi abbastanza devastante Lettera in questo assolo. Arrivato a tu per tu con il portiere avversario senza fare chissà quali numeri, semplicemente di accelerazione. Ferrari adesso va in forechecking su Baldan, complica la vita in uscita al difensore di Vicenza che alla fine se la cava, nel senso che sul rimbalzo, come vedete, il disco è uscito dalla pista quando sono trascorsi, come vedete, 7 minuti e 11 inquadrato, nuovo determinante che... ha cambiato ecco nettamente qui, il peso specifico di Vicenza quest'anno, vedete quello Santa che diceva pace prima. E poi anche Baldan proprio si però, disinteressa. Sì, qua però ecco il Pokcek non ha centrato il disco, in effetti è stato un po' ai limiti, qui forse rivedendola posso bilanciarmi che forse ci stavano i due minuti. E adesso sono rientrati i quattro che fanno possesso, vedete, sostanzialmente Sigmund ancora smista su Wennerstrom, in mezzo trova Delfino molto bene lì nello slot, non arriva alla conclusione, può ripartire Milano, ci prova Bellini, Bellini tira dalla distanza, tiro schermato e ancora una volta nello slot si chiude bene Vicenza con Wennerstrom che dialoga con McDonald, disco come sempre in cassaforte su Sigmund, il metronomo playmaker che vedete non ha nessuna fretta. Ah sì. Sigmund ancora, va su Delfino che accelera e va a colpire le reti di protezione, in balaustra ancora Sigmund. Ed è arrivato prima di Beccastro, sì. Che dicevamo proprio non è uno dei più lenti del campionato, ma Sigmund crea velocità anche se non muove le gambe. È una caratteristica di molti giocatori americani, di sembrare lenti ma in realtà di avere un'accelerazione costante. Cerca il 7 McDonald, lì c'era la spalla di Mattia Mai, disco recuperato da Banchero, Vicenza
si è già chiusa bene dietro. Banchero perde il duello con Delfino, che ora va a rifugiarsi come di consueto dietro la gabbia. Allunga ancora per McDonald, che questa volta non ha un felice controllo di Pac. Rigoni lo allunga in balaustra, riesce a sporcarlo ancora il Milano, ma non può partire Lettera, fermato ancora una volta a centropista da Sigmund, che recupera l'ennesimo Pac e per l'ennesima volta lo scarica su McDonald. Sì, diciamo che quella linea di passaggio c'è spesso in questa partita. Sigmund ancora, intanto Milano va a sostituire alcuni uomini, è entrato Caletti. Sì, ovviamente Vicenza rimane lì perché Milano non va a pressare. La sensazione è che Milano aspetti sempre quando Vicenza prima o poi per forza di cose deve cambiare la linea, quindi sì, cerca hockey conservativo con loro e poi deve fare la differenza con l'altra linea. Diciamo che finché siamo sull'1-0 ci può anche, e nel primo tempo soprattutto ci può anche stare, non è ancora il momento di accelerare del tutto le operazioni. Certo è che è abbastanza impressionante, sinceramente, per chi è abituato da tanti anni a vedere il Milano, 10 minuti di pura accademia di Vicenza, che ha trovato il gol su una disattenzione difensiva. Con, avete visto, Rigoni si è fatto scippare un pack da McDonald, che ancora una volta ha fatto una cosa comunque preziosa, depositandolo per Delfino. Attenzione, si sdraia qui Rigoni, il disco filtra, disco non arriva. È passato ugualmente, eccolo qua, occasione per Lettera. Lettera ne ha tre addosso, riesce lo stesso a concludere, dimostrandosi ancora una volta comunque quello più in palla del Milano sicuramente. Fin qui già tre occasioni, questa era la più difficile, ma è riuscito comunque a concludere. Bellini ancora per il mago, Lettera. Attenzione, 2-1. Cambiato male in Vicenza. Comencini si presenta davanti a Frigo, non riesce a superarlo. Ha cambiato male in Vicenza. Si è trovato un 2 contro 1. Comencini. Cambiato male il Vicenza, è stato astuto il Milano. Sì, sì, non è questa l'occasione, ma cambiato malissimo Vicenza. L'uomo di Comencini è andato a cambiare. E lui era indisturbato. Esatto. Ma non è riuscito, vedete. Cioè, Comencini è entrato dalla panchina senza che l'uomo andasse a prenderlo. Sono queste le malizie. Piccola, sì, quella furbizia di cogliere il momento. Esatto. Sono le malizie su cui Milano ha vissuto in tutta questa sfida, perché se andiamo a ripensare un po' i gol che abbiamo visto, sono tutti frutto di invenzioni personali o di qualche sbadataggine da parte del Vicenza. Comencini recupera il disco. Ferrari. Lettera adesso è di nuovo in pista, una parte di seconda linea, ma c'è ancora Sigmund. Ancora Lettera. Banchero con Lettera è lì a creare scompiglio. Poi serve Ferrari, che dal nulla trova una conclusione pericolosa. Banchero recupera un disco 2-1. Per Ferrari. Ferrari va a concludere, para Frigo e poi sul rimbalzo ancora esterno della rete per Milano, che insiste. E il disco arriva ancora una volta a Sigmund, che si è sciroppato un doppio cambio, mi sembra di... Sì, non sarà l'ultima volta. Non sarà l'ultima volta. È ancora Sigmund. Va in pressione Ferrari, cercando di approfittare del fatto che è dentro da 4 minuti l'americano. Non perfetto il passaggio, Comencini in back va su Ferrari, un 2 contro 2 potenziale. Ferrari ancora va a scaldare lo scudo di Frigo, poi in balaustra il disco è ancora... No, arriva il fischio, in realtà era giocabile ed era anche una buona opportunità, perché c'era Lettera che infatti si lamenta. Ma il Lega ha fatto segno del passaggio con la mano. Ah, ok, quindi c'era un motivo, non era tanto il disco... Sì. Bloccato, non in balaustra. Non so se fosse stato effettivamente così, ma il disco addosso a Baldan e poi lì nel traffico. Intanto vediamo le occasioni sulla stecca di Ferrari. Sì, perché Vicenza alla fine concede, ovviamente, non, cioè, insomma, ricordiamo che dall'altra parte c'è Milano, no? Non c'è l'ultima squadra di scappati di casa, come si dice in questa situazione. Quindi ovviamente ogni occasione per Milano diventa, eccola qui, un'altra occasione sotto rete con Caletti. Niente da fare, riparte Delfino, predilige però a tornare indietro ancora da Sigmund e riparte la ragnatela adesso di passaggi, il classico, questa lungo. Volta sbaglia una Sigmund, novità. Più unico che raro questa situazione. Allora Rigoni ha il compito di capitalizzare questo errore garantendo un possesso a Bellini.
E riparte anche la partita a scacchi dell'uscita dalla propria zona difensiva. Bellini prova la sua consueta accelerazione, si accentra, gestisce ancora il disco bene, riesce a disorientare Wennerstrom, fa tutto bene ma manca poi la possibilità di servire qualcuno. Ha difeso bene qua Vicenza, ma insiste Belcastro nell'altro angolo. Belcastro dietro gabbia nello slot, non trova Caletti, trova invece ancora una attenzione volta 2-1 adesso. McDonald va sul primo palo, c'era il buco lì, poi Mattia Mai è bravo a chiudere. Wennerstrom sì, recupera, ha sperato che Mai andasse sul passaggio per Delfino, ci stava anche andando in realtà, poi è subito stato bravo a rientrare col gambale destro. Ancora Vicenza a gestire nella propria zona di difesa il disco con McDonald. Sigmund, ancora McDonald, Sigmund, Wennerstrom, Milano attende, Wennerstrom allunga, Delfino all'indietro, Sigmund, ancora McDonald. Sembra di assistere un po' alle partite anni 2000 in cui gli Stati Uniti andavano avanti 1-0. Sigmund, sì, mi ricordo la finale dei mondiali a Varese, così più o meno, sì, sì, nel 2009. 1-0 e poi esatto, gran passaggi e si aprivano gli spazi fino a quando non avevano l'occasione certa per andare. Ho visto una finale io a Bilbao, direi, nel 2005 forse, o 2006, proprio veramente 1-0 e poi buonanotte. Ferrari dietro la gabbia, va su Comencini. Comencini per Lettera, disco ancora all'indietro, non c'è la possibilità di andare verso la porta. Milano prova a crearsi dei varchi con i movimenti, gli inserimenti come questo di Lettera che va sulla pinza di Frigo. Ancora una volta Lettera è pericoloso. Sì, un disco forse deviato, lo rivedremo. Mi sono andato a sentire un rumore un po' particolare, non so se l'abbia deviato Sigmund proprio. Ne approfitto, Giorgio, passo la cuffia per un paio di minuti al buon Gianluca Tomasello che è qui con noi ad assistere alla partita e sarà il nostro intervistatore d'eccezione a fine primo tempo, forse, non lo sappiamo. Eccolo qua. Gianluca Tomasello che chiameremo in causa appena uscirà il disco, e ovviamente è uscito subito perché dovevi fare il commento tu, ovviamente era tutto. No, grazie tutto, Fabio, ciao Giorgio, grazie. Tutto studiato. Allora, un commento su questi primi 15 minuti di gara. Ma io ho sentito uno spezzone prima della partita dove Fabio diceva che ricordava tanto il roller degli anni 2000 dove tale CJ Yoder insomma teneva il disco e si predicava molto il possesso, una cosa che sta facendo intelligentemente molto bene Vicenza e per ora insomma diciamo che dal punto di vista del gioco, attenzione qui invece Frigo va in avanti, va fino in fondo, bravissimo Mattia Mai, diciamo non entusiasmante dal punto di vista del gioco, molto molto tattica. Milano che cerca di chiudersi molto bene in difesa, di andare a creare qualche difficoltà in attacco dalle parti di Frigo, che finora comunque quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. E tu sei meglio di me, Giorgio, che in una partita quando prendi pochi tiri è ancora più difficile mantenere la concentrazione per un portiere, se non quando invece si viene bersagliati. Per un portiere che poi comunque è alla sua prima finale scudetto da titolare, da protagonista, e quindi era anche questo davvero un bel banco di prova per Frigo. Attenzione a Comencini a rimorchio, e questa è un'altra grande parata su un tiro che era destinato lì sotto la traversa. E Milano è contro la seconda linea che deve provare a fare la differenza, perché contro la prima abbiamo visto che gioca conservativo sostanzialmente. Assolutamente sì, ha ragione Giorgio, è qui che deve fare la differenza Milano, ne ha tutte le possibilità, tutte le carte in regola, effettivamente insomma schiaccia un po' questa linea del Vicenza che adesso viene avanti molto bene con Frigo servito da Baldan, bravissimo qui il mago di Molina a rubare il disco, riparte in contropiede velocissimo il numero 59 al centro. E lì si è chiusa bene Vicenza, ma non benissimo, perché Ferrari è riuscito a trovare la conclusione molto insidiosa, quindi Milano ci riprova con Banchero a cercare la deviazione, ci mette ancora una volta Frigo una pezza, e direi meritatissima l'inquadratura per lui. Sì, è stato molto bravo, adesso vorrei capire, beh, questa è una visione di gioco di Banchero incredibile, con gli occhi dietro il casco riuscite a vedere questo inserimento di Comencini, qui un altro passaggio per il tiro al volo, poi vediamo.
bravissimo comunque Frigo ad arrivarci. Questa è l'azione di prima, sarei curioso di vedere dove è passato questo disco di Ferrari, grande l'assist di Lettera. Ah, mi sa che l'ha toccato, l'ha sporcato Frigo. Attenzione perché è rientrata ovviamente la prima linea adesso di Vicenza con Wennerstrom, Sigmund, è ricominciata la ragnatela di passaggi, Wennerstrom ha spazio per la conclusione, trova un gol sul lato dello scudo, questo è brutto, brutto sia dal punto di vista psicologico, è andato proprio sul palo dove non doveva passare, quelli adesso lo rivedremo, però Tommy qui questo è un gol brutto, questo non trovo altro modo di definire. No, è bruttino anche perché comunque non ci si aspetta da Mattia un cattivo posizionamento così come in questo caso, c'è da dire che il tiro era chirurgico, veramente perfetto, però vedi, questo secondo me è frutto anche della tattica che ha Vicenza in attacco, arrivano sempre sul 2 contro 1 col passaggio in velocità da dietro di Sigmund, l'altra ala che taglia al centro e qui il portiere deve sempre prendere un po' una decisione, e 1 e 2 e 3 alla fine in questo caso Mattia ha cercato di anticipare un po' quello che era il passaggio verso il centro lasciando quel centimetro e mezzo scoperto sul primo palo. Infatti era successo esattamente uguale pochi minuti fa e lì Mattia era riuscito a parare, anche se il suo istinto era stato quello di provare a buttarsi di là. Questa volta il pertugio Wennerstrom l'ha trovato, ma bisogna essere anche bravi a metterlo proprio lì il disco, perché assolutamente, tra scudo e gambale lo sappiamo che è uno dei punti deboli ovviamente dei portieri. C'è chi ci ha fatto una carriera tirando lì. E adesso sul 2-0 davvero... Sai, c'è ancora tanto hockey, Giorgio, nel senso che ci sono 23 minuti più o meno a naso per riuscire a ribaltare, può succedere ancora di tutto. Quanti ne giocherà la prima linea del Vicenza di questi 23 minuti, però quello è anche un tema, perché poi alla fine la lucidità, bene o male, può anche venire meno, l'abbiamo visto in gara 2, dove poi alla fine il disco più importante l'ha sbagliato Sigmund, per dire. Ma l'abbiamo già visto poco prima che facesse il primo cambio, aveva già sbagliato un paio di passaggi, perché comunque qui sappiamo bene che la pista è molto grande, per fare il tipo di gioco che fa lui bisogna avere tante gambe e tanti polmoni, lui li ha. Però alla fine però non insomma, è Superman, no, diciamo. No, esatto, per cui Milano deve veramente cercare di sfruttare anche questo fattore cercando di andare dentro a 100 all'ora contro la loro seconda linea. Sicuramente adesso il Milano deve rimanere in partita con la testa almeno fino alla sirena, perché li vedo giustamente un attimo scossi da questo 2-0. Adesso Vicenza ha un'altra occasione con Mattia Mai che para, poi non ha visto bene dove fosse finito il disco, è recuperato da Rigoni che rilancia Caletti, c'è spazio per servire Bellini che però non l'aveva perfetto per il one timer e quindi ha perso l'attimo, ma attenzione ancora nello slot, chiude benissimo come sempre Sigmund che poi rilancia, distribuisce dischi che è un piacere, Wennerstrom dall'altro lato è meno chirurgico, ma il disco viene recuperato ancora da Sigmund che questa volta sbaglia, Caletti può recuperare il pack su di lui, la pressione ancora di Wennerstrom, difende il disco Caletti, disco sempre in gioco, lo smista su Bellini, poi Rigoni, un minuto e mezzo ancora per il Milano per cercare di accorciare le distanze prima della sirena, sarebbe davvero importante per il Milano. Ferrari cerca il numero, non gli riesce del tutto, ma mantiene il possesso del pack e questa volta il one timer per Lettera non arriva, non era perfetto il pack, Lettera serve benissimo, Banchero che trova un gol dall'importanza direi vitale, elevatissima, perché prima della sirena ricambiare. L'hai chiamato e hai detto giusto, Giorgio, un gol per Milano qui era fondamentale, a un minuto dalla fine Manu ha cercato di andare via in uno contro uno, non è riuscito a battere il diretto avversario, però ha tenuto molto bene il disco, ha servito Banchero insomma da quella posizione, il tiro sotto lo scudo come dicevamo prima è stato letale, proprio lì aveva preso un palo Lettera tra l'altro a inizio partita, è un punto pericoloso quello per i portieri, forse qui Michele doveva uscire un pelo di più. Chi è che ci ha costruito una carriera? Non mi ricordo, poi chiediamo magari a Fabio Forte dopo che rientra. Lanciamo il sondaggio da casa, chi ci ha costruito una carriera? Chi ci ha costruito una carriera? Comunque qui la partita si riaccende. Si riaccende con un duello rusticano in balaustra, un possesso molto importante, poco prima della sirena Vicenza riesce a metterla nello slot dove interviene Lettera che adesso accelera, Lettera ci mette la stecca, Frigo a disturbare Lettera, un intervento importante del portiere che poi ha perso il bastone e lo recupera però.
mentre dall'altra parte Sigmund è già a creare scompiglio nella retroguardia rosso-blu, disco sporcato da Comencini ma recuperato ancora da Delfino, la conclusione deviata, disco ancora buono, 15 secondi, forse Milano ha tempo per tornare di là. Lettera supera la rossa, e arriva la prima penalità ai danni di Vicenza, direi. Sigmund, adesso la rivedremo, se c'è è direi veramente un'ingenuità, Sigmund, perché è a 4 secondi dalla sirena. Se ho visto bene, se l'è cercata con esperienza qui Capitan Banchero ai danni di Sigmund, meno che non fosse stanco, quindi ha deciso di... Si è giocata benissimo, poi tra l'altro anche scegliendo l'uomo. Sì, l'uomo giusto. Ah, dici che è andato, ma andato ora a posto. Roffo non lo faceva più uscire, quindi... Rivediamola. Eh sì, forse è rimasto agganciato col bastone. Grandini era posizionato molto bene, sì, sì. E ha valutato fallo questo intervento, questa ostruzione, quindi 4 secondi, non c'è forse il tempo, c'era ma il disco si perde, arriva la sirena sul 2-1, ricordiamo i marcatori, Delfino, Wennerström, Banchero che tiene vive le speranze del Milano che ripartirà con un power play già importantissimo. Assolutamente molto importante. Vediamo, Milano deve cercare di capitalizzare sicuramente questa ghiotta opportunità e, come hai detto tu, proprio con l'uomo più forte di Vicenza in panca Puniti. Adesso dovremmo avere il nostro inviato per l'intervista che sarà al Cobra, Emanuele Ferrari. Sì, abbiamo mandato giù il piccolo, il giovane Fabio Forte, sì, il garzone. Fabio Forte intervisterà il Cobra Ferrari, aspettiamo l'ok dalla regia. Emanuele Ferrari, intervallo di Milano-Vicenza, sembra di rivedere proprio gara 2. Vicenza subito avanti 2-0 e voi che vi accendete e recuperate. Adesso avrete un power play. Come, cosa dovete cambiare secondo te? Ma cambiare... Dobbiamo tirare fuori carattere, tutto qua. Siamo stati sfortunati in un paio di cose, un po' più di grinta. Dobbiamo farlo perché è decisiva. Dobbiamo vincere, lo faremo. Bene, in bocca al lupo. Capi, grazie. Ciao. Una battuta in chiusura, ho captato una frase, dobbiamo comunque tirare fuori il carattere, perché è vero che noi parliamo tanto giustamente di tattica, di possesso eccetera, però in queste partite poi ci sono anche i fattori cuore, coraggio, personalità che vengono fuori. Le famose 3C, assolutamente, ma avevi detto tu una cosa giusta durante una delle ultime partite di Milano, dove credo proprio contro Asiago, a sprazzi si è visto il Milano che si conosce, che ha giocato con cuore e con carattere, si è visto a sprazzi ancora finora in questi playoff, secondo me non si è visto del tutto il vero potenziale di Milano, che rispetto a Vicenza forse magari pecca dal punto di vista del gioco quest'anno, magari un po' dal punto di vista tattico, come vediamo insomma giocare la prima linea del Vicenza. Però dalla loro alla mentalità di essere un gruppo saldo e di essere un gruppo che sa vincere, di essere un gruppo che in linea di massima è sempre riuscito a venire fuori dalle problemi delle situazioni particolari, è una bella battaglia sicuramente sotto tutti i punti di vista. Diciamo che insomma Vicenza sta veramente interpretando al meglio questa gara 4 finora. Bene, è tempo per noi di prenderci una piccola pausa e voi potete nel frattempo gustarvi gli highlights del primo tempo. Grazie Gianluca, grazie a te, ci sentiamo Giorgio. Sicuramente anche dopo, certo. Con te Fabio Forte, fra pochi minuti siamo di nuovo qua.
Rientriamo in collegamento dal Quanta Club, sta per iniziare il secondo tempo di gara 4 di finale scudetto. Ricordiamo la situazione: Milano conduce la serie 2-1, Vicenza conduce la partita per 2-1. È tornato in postazione Fabio Forte, subito un momento importante però, primo power play quasi per intero a iniziare il secondo tempo per Milano. Sì, come ho detto con Ferrari nell'intervista flash dopo il primo tempo, è esattamente la stessa situazione di gara 2, Milano che ritorna in partita dopo essere stata sotto 2-0 e ha subito un power play. Lì, se non sbaglio, si era tornati in 3 contro 3 in poco tempo, qui ovviamente sarà decisivo per Milano riuscire a impattare questa partita e quindi poi a riobbligare Vicenza ad aprirsi. Certo, due inquadrature meritate per i coach, abbiamo visto prima Luca Rigoni e Claudio Mantese per il Milano, adesso Angelo Roffo. È una partita anche a scacchi tra virgolette, l'abbiamo visto tanta tattica, però come ha sottolineato Ferrari nelle finali poi devono subentrare anche altri elementi che sono il carattere, la personalità, il coraggio a volte. Adesso andiamo a seguire quindi questa prima situazione speciale della serata con Banchero che va proprio su Ferrari. Ancora Banchero allarga su Lettera che ci mette un attimo di troppo a controllare il disco, ma poi riesce a servire bene in profondità Caletti, gira ancora bene il pack, la conclusione di Lettera, prima opportunità per Milano in questa superiorità numerica sventata da Vicenza. Adesso Baldan usa il mestiere su Lettera, vince il duello ed è lo stesso Baldan adesso che proverà a uscire dall'assedio di Milano, che prontamente va a chiudere in balaustra, deve sfruttare questa superiorità numerica, ovviamente la formazione di casa non può perdere secondi. Adesso è già piazzato di nuovo il quartetto con un disco che arriva sotto misura a Caletti, che non è freddo lì nell'area di porta, si è trovato il disco su una deviazione. Sì, non se lo aspettava nemmeno lui, cioè Ferrari che ha gli occhi spiritati sente probabilmente che è il momento giusto per provare a incidere, per provare a mordere, visto che è il Cobra. Ferrari alza per Lettera, Lettera ancora a cercare la deviazione che non arriva lì sotto misura, c'è sempre Caletti a schermare Frigo. Ferrari conclusione fuori misura, il disco si impenna, duello in balaustra tra Baldan e Banchero, ancora pochi secondi di superiorità numerica per Milano che perde il disco. Adesso Delfino sbaglia perché poteva andare magari in angolo a portare via ancora secondi preziosi, invece Milano riesce ad avere un ultimo possesso in power play con Lettera che allarga ancora su Ferrari. Lettera non conclude di prima intenzione, si avventura un po' in un dribbling, forse aveva spazio per concludere in one timer. Sì, ha cercato di fare una magia, forse ha un po' peccato di altruismo lì, ha cercato, sì, qui aveva sicuramente lo spazio e poi ha perso il tempo. È stato bravo Baldan nel mettersi giù e nel frapporre qualsiasi cosa, pattini, guanti, bastone, e aspettare l'intervento di Frigo. Ancora 6 secondi prima del rientro di Sigmund, Fabio Rigoni per Milano è pronto all'ingaggio, ingaggio molto importante per Milano che riesce a vincerlo, ma il disco carambola all'indietro e quindi di fatto finisce qui la prima situazione di superiorità numerica per i padroni di casa. È una bella occasione per Milano non sfruttata dai ragazzi di Luca Rigoni, soprattutto perché il penalizzato era Sigmund, che adesso ovviamente rientra bello fresco per spararsi i suoi credo 15 minuti almeno di partita. Vedremo come sarà la gestione di Roffo di questo vantaggio per Vicenza, importantissimo per portare la sfida a quella che sarebbe poi inevitabilmente la gara decisiva in programma sabato a Vicenza alle ore 20. Ma stiamo in pista con il Milano che prova ancora a imbastire un'azione di ripartenza con Rigoni che riesce a servire Ferrari preferisce non puntare Sigmund, va all'indietro ma sbaglia, serve di fatto McDonald, poi non si intende con Delfino, allora Milano può abbozzare una transizione nello slot alla meglio. Attenzione, Wennerstrom 3-2 Vicenza, subito disco servito a Delfino, si sdraia bene Fabio Rigoni, importantissima questa chiusura della linea di passaggio, ma Vicenza ancora lì con Sigmund che conclude sul palo esterno, sì. Mi sembra di aver sentito il rumore un po' più esterno di quello di Lettera all'inizio. Delfino ancora per McDonald, Delfino la conclusione un po' ciabattata questa volta del top scorer del campionato, allora il disco lo recupera Fabio Rigoni che si libera proprio di Delfino in bello stile. Adesso c'è un 3 contro 2 Milano, ma il passaggio non è perfetto per Belcastro che è costretto a tornare
da Mattia Mai. Sì, era in apnea Fabio Rigoni, aveva fatto un cambio lungo, ha provato a spingere un attimo questo contropiede ma non ha avuto precisione nel passaggio. Comencini, squadre hanno cambiato gli effettivi in pista. Comencini si libera del disco andando su Lettera. Frigo va in abbozza una pressione su Lettera, adesso è ancora Lettera a sfruttare anche il blocco di Banchero per provare a ripartire. In balaustra c'è Comencini a servire di nuovo Banchero. Sorpace ha perso Comencini un attimo, poi è subito riuscito a recuperare. Banchero va su Caletti che aggancia il disco, prova a liberarsi di due uomini, non ci riesce. Attenzione perché può partire Vicenza con Pace che va in back su Sigmund. Per un attimo c'era spazio per servire Frigo, ma è ancora Sigmund e non si chiude il triangolo. Chiude Caletti ma Milano sbaglia in uscita, ancora Frigo che scivola. Fasi un po' confusa adesso, ma Vicenza mette ordine tornando ancora da Michele Frigo. Sì, Vicenza che si sta facendo nuovamente ingolosire dall'attacco, no? Cosa che abbiamo ampiamente stigmatizzato in gara 2, che poi è risultata decisiva per Milano, che è riuscita a recuperare proprio su un disco perso malamente da Vicenza e per assurdo da Sigmund. Eccolo lì Sigmund, che ha ascoltato il consiglio di Fabio Forte. Ah, forse, sì, forse quello di Angelo Roffo, o più che consiglio un diktat direi. Adesso serve McDonald. McDonald va sul fronte sinistro dell'attacco di Vicenza a puntare Fabio Rigoni e poi all'indietro ancora per Sigmund. Baldan, Sigmund. Sì, qui non c'è Wennerstrom. Esatto, sì. Una novità in questo cambio, Baldana a completare il quartetto. Però è lì fuori che aspetta di entrare, quindi non so se semplicemente sia stato un cambio di linee mancato. Delfino si accentra, conclude nel traffico, la parata è di Fabio Rigoni, il disco recuperato ancora da McDonald e la conclusione perfetta di Sigmund, questa volta credo nulla da fare per Mattia Mai. Sì, rapidissimo nel ricevere il disco a rilasciare il tiro di polso sul palo lungo. Adesso sì, lo rivediamo. Qui Milano poteva forse buttare via meglio il disco. Tutti bassi, ovviamente perfetto. La caccia di Lettera forse era un po' fuori dal gioco, qui è andato a inseguire Delfino. Sigmund che non è esattamente un realizzatore, è un giocatore che ti cambia volto alla squadra, non fa tantissimi gol, però questo rischia di avere davvero un peso specifico importantissimo. Ah, sì. Comunque la porta la vede, diciamo, non è la sua caratteristica principale, ma stiamo parlando di un giocatore che fa tutto. Diciamo, cioè, che vede tutti e anche la porta. Sì, sì, è veramente un computer, non abbiamo finito gli aggettivi o i termini di paragone, ma del resto, dico, se è il playmaker degli Stati Uniti, dico, non è che possiamo pensare che... E di quegli Stati Uniti, soprattutto quelli che abbiamo visto nell'ultimo grande evento mondiale, esatto, che si è disputato a quei livelli, in quella finale meravigliosa contro la Repubblica Ceca, dove abbiamo visto un hockey incredibile. Adesso ovviamente Luca Rigoni ha chiamato time out. Siamo di nuovo nella situazione di gara 2, 3-1, anche lì pensavamo che fosse finita, vediamo come se la gioca Milano, ma come se la gioca soprattutto Vicenza. Lì mancavano 7 minuti, quindi mancano più del doppio, se non vado errato. Il time out ovviamente ci lascia un po' di suspense, ma siamo sì, a 14 o qualcosa, quindi insomma. Sì, ancora lunghissima. Certo che sì, ma ovviamente l'occasione del power play lì è stata importante. Ancora ad attaccare. Delfino usa tutta la balaustra per tornare in zona difensiva dove c'è ovviamente Sigmund. Sì, ho fatto una risata tra me e me per vedere lo sconforto di Ferrari nel vedere passare quel disco e vedere più che altro che Sigmund sarebbe arrivato prima di lui. Adesso prova ad accelerare lo stesso Sigmund, giocata benissimo questa ripartenza qui Mattia Mai ci mette una pezza su Delfino. Riparte a testa bassa Belcastro con un tiro fuori misura recuperato da Bellini. Rigoni in Veronica su Delfino. Rigoni si accentra, scarica, la conclusione di prima intenzione di Ferrari. Ben parata da Frigo, era abbastanza centrale. Sì, un po' ciccato secondo me il tiro al volo da parte di Ferrari. Vediamo qui intanto la paratissima
di mai, perché veramente lì Delfino, soprattutto la costruzione perfetta, sì, di Vicenza, sì, in questa lancio lungo per Sigmund e taglio dall'altra parte per Delfino. Dicevo che questa situazione anomala delle partite a porte chiuse ci fa sentire quanto vivano le partite le panchine, no? Cioè, per assurdo, ci sono le panchine che continuano ad incitare quelli che sono in campo. È una partita nella partita, quella, sì, che si gioca lì fuori, di poco fuori dalla pista, dove adesso Caletti perde un duello con Pace, si lotta in balusta, il disco carambola su Frigo, che può andare a puntare Banchero. Il capitano di Milano fa buona guardia e poi arriva Comencini a dargli manforte. Sbaglia Caletti questo passaggio. Avrebbe mandato Comencini 2-1 con l'Etera. Ma c'era a chiudere la linea di passaggio. Ancora una volta Sigmund, che poi va lì dietro la gabbia, rallenta giustamente le operazioni, va su Wennerstrom, in profondità è rimasto Frigo, che deposita di nuovo il disco su Sigmund. Wennerstrom si gira, chiama l'incursione di Frigo. Frigo alza il disco male, questa volta di fatto lo cede a Caletti, che trova Lettera non aggancia, deve inseguire il disco. Contrasto giudicato regolare dagli arbitri in balaustra. Si è lasciato andare un po' presto, forse, secondo me, qui Lettera. Wennerstrom allarga su Frigo. Abbiamo applaudito Lettera perché era riuscito a procurarsi qualche bel fallo in gara 2. Qui sta provando la stessa fortuna, ma per il momento non c'è riuscito. Tanto spazio per Sigmund, che ovviamente affonda e poi torna indietro, fa gestione del disco. Mentre i secondi trascorrono, Pace ancora a trovare Sigmund per 3-2. Delfino. Ah no, torna indietro Delfino. Torna indietro Vicenza. Sì, non ancora. È stato contentissimo Pace di questa scelta di Delfino, ma sarà più contento probabilmente Angelo Roffo. Conta Grandini, deve uscire da dietro la gabbia Sigmund ed esce in bellissimo stile, trovando Delfino che trova un gol meraviglioso. Ho sentito il rumore del palo, io l'ho convinto fosse, guardavo dove era il disco, se era uscito dal rettangolo di gioco, invece l'ha messa proprio nel 7. Non so se l'abbia toccata leggermente Mattia Mai, ma stavolta veramente ha pescato un angolo pazzesco. Sigmund ancora a lanciare Delfino, niente da fare. Sì, non ha fatto nemmeno tempo a muoversi Mattia Mai, è proprio uscito un satellite dalla spatola di Delfino. Potremmo apprezzare ancora di più dalla prossima telecamera. E allora 4-1 si fa davvero sì. Palo lungo e gol praticamente a 2 cm dal 7. Si fa davvero difficilissima per Milano. Eccolo qua, inquadratura meritatissima per il miglior realizzatore del campionato, ormai già da qualche anno, con numeri che quasi doppiano quelli che gli stanno dietro, quindi numeri impressionanti. Ma i gol nelle finali scudetto contano ancora di più, perché adesso Milano prova a reagire. Adesso Milano deve dare tutto adesso quello che ha. Adesso deve forzare, rischiare e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Si fa davvero difficilissima per i padroni di casa. Sai, dovesse trovare un altro. Oh, attenzione, 2-0. È tutto solo Delfino, colpo del KO direi. E lo trova. E qui va bene che le abbiamo viste tutte, ma più che altro per come sta maturando questo vantaggio. Cioè, Milano adesso è uscita un po' dalla, sì, partita. Milano ha provato a spingere, hanno spinto in 4 e il disco perso qui dalla coppiata Belcastro Comencini ha lasciato Delfino, ha lasciato il disco a Sigmund, che ha potuto servire, scusami, a McDonald, che ha potuto servire Delfino, che lì davanti non ha perdonato. Non ho ben visto dove, fra i gambali in rovescio. Un altro time out della disperazione, mi viene da dire. Sì, no, stavo dicendo che ovviamente Vicenza mi ha anticipato. Stavo dicendo che ovviamente dovessero arrivare un altro paio di gol, allora Milano ovviamente ritirerai e in barca per tenere energia in vista di gara 5. Però su con 5-1 dici sì, c'è ancora tanto tempo, più che altro. Sì, ma la reazione, hai visto la reazione, è partito dall'ingaggio, è partito Belcastro come un missile, sì. Esatto, poi ci ha riprovato subito ancora Belcastro con Comencini, ma ovviamente sai, anche mentalmente passare da dover difendere chiusi, stretti, tutti gli occhi su Sigmund, a dover ripartire, a non cercare il gol, non è così proprio
non è on off, anche no? Perché di là hai qualcuno che appena gli lasci un metro, le lasci un'occasione, ti punisce. Questo è il valore della squadra che ha dominato la stagione fin qui, quindi non è che siamo stupiti. E qua non so cosa si stiano dicendo i tuoi amici Luca Rigoni e Claudio Mantese. Forse si stanno dicendo aspettiamo ancora qualche minuto e poi magari appunto magari diamo spazio anche a alcuni giocatori, facciamo rifiatare. Non è ancora il momento, però onestamente rigirare questo match non so. È vero che il Milano insomma è una squadra che ci ha abituato a tantissime imprese, ma qui forse davvero si andrebbe oltre la logica. Ci vorrebbe un suicidio più grosso di quello di gara 2 che ha già fatto il Vicenza. Ci prova comunque con generosità Bellini, su di lui McDonald. Bellini mantiene il disco, Banchero, Rigoni si gira bene, Banchero, disco sporcato nella conclusione, poi arriva un contatto, lasciano correre gli arbitri e qui si è lasciato un po'. Sì, qui ci stava un mezzo fallo su Delfino. Sigmund va a involarsi, una situazione direi quasi un po' inedita per lui, questa volta è stato lui a lanciarsi in break e a guadagnare 2 minuti di penalità per un Lettera arrabbiatissimo che guadagna la panca puniti, però non so cosa è vero che se Sigmund qui non tiene duro l'intervento di Delfino lo butta fuori dal campo, però è altrettanto vero che ha tenuto è andato con due mani, però sì, effettivamente sì, diciamo che questi falli li hanno fischiati anche in gara 2 proprio su Lettera, no? Quindi insomma è giusto che prendano questo fischio, sinceramente, per quanto visto in questa sfida, non in questa partita forse, perché di là probabilmente prima c'era, a parte che secondo me c'era già un fallo di Rigoni su Delfino, esatto. Come ho detto, anche qui come è già successo due mezzi falli fanno un fallo, sì. Infatti mi hanno subito scritto dalla Francia per sapere se è una regola nuova, ma il buon Giambattista Dall'Oglio che ci segue, che non ti scrivono dalla Spagna per chiedere le regole, o no. Forse dovrebbero visto sì, quello esatto, che è successo, sì. Venestrom, il disco è per lui, adesso Vicenza 5-1, power play a 10 minuti dalla fine. Situazione ideale per gli uomini di coach Roffo. Sai, Milano deve restare in partita emotivamente, anche non deve andare a cercare di la foga o qualche bastonata di troppo, perché ovviamente già la coperta è corta, no? Subire magari una penalizzazione, una squalifica, qualcosa perché no, qualcuno esatto. Parte con la testa sarebbe... Non bisogna pregiudicare assolutamente gara 5 già da oggi, quello è proprio il minimo. E adesso ovviamente Vicenza gioca il power play, cerca la deviazione di Venestrom nello slot, Milano intercetta il disco che però esce dalla pista. Sì, se n'è andato il primo minuto abbondante di inferiorità, poca convinzione da parte di Vicenza, ma ovviamente Vicenza deve giocare anche col cronometro, come dico spesso e volentieri quando faccio le telecronache. Nessuna fretta per Vicenza che prosegue la sua situazione, la prima in questa serata di superiorità numerica, vincendo anche l'ingaggio, quindi Delfino va su Sigmund che allarga su McDonald. Sigmund, ancora il dialogo sul lato sinistro dell'attacco vicentino, Venestrom va a concludere 3 volte su Mattia Mai, sì, il disco poco reattivo, poca intensità lì, sì. Questo è già anche un segnale brutto sinceramente per quello che riguarda la tenuta mentale di un Milano. Qui Mattia Mai ci mette la pinza, riparte Banchero e il passaggio non è perfetto per Belcastro e adesso 2-1 di qua, ma torna all'indietro, giustamente torna all'indietro, sì, sta sai. Per scadere la superiorità numerica e il disco è su Sigmund che va ancora per McDonald nello slot e qui Delfino aveva tutto lo specchio, una volta tanto non c'entra la gabbia, va sopra la traversa, una conclusione pulita. Questo back ce lo ricordiamo, vero Giorgio? Quel disco lì ha avuto meno fortuna in gara 2, il tentativo esatto. Di dai e vai girando il disco in no look. Lettera, contrasto anche qui, lasciano correre gli arbitri, McDonald, disco intercettato da Comencini che poi spara verso Belcastro, arriva a rimorchio Bellini sfida la difesa di Vicenza che è già schierata, Sigmund addomestica ancora il pack, bastonata qui di Delfino di Bellini. Bellini, se dicevo, secondo me
non devono veramente perdere la tramontana i giocatori di Milano, perché è vero che tornare a Vicenza, come si è detto, sarebbe... E arriva un bellissimo gol di Frigo, che quindi timbra il cartellino anche qui. Tu l'avevi mancava detto. All'appello il gol di Frigo, però questo mi sento di dire anche di pregevole fattura, sì, a livello, sì, di mani. È vero che era, sì, tutto, sì, solo, però adesso lo rivediamo, perché vero è un bel gol. Sì, ma anche qui indisturbato, è alla vero, caccia, alla caccia disperata del disco Milano, quindi di nuovo un 1-0. Vedi Bellini e anche Rigoni su Sigmund. Ha fatto un bel, ha chiamato il cambio, credo, Mattia Mai, sai. Sì, proprio sul gol ha alzato il braccio verso la panchina. Difatti sulla panca del Milano si sta preparando Pignatti. Guarda qui, gol, guarda verso la panchina e fa segno, ciao. Vedo anche in pista Battistella, Ederle, Spimpolo. Adesso Milano pensa inevitabilmente a gara 5. Però ecco, al di là della sconfitta, dovrebbe passivo farlo. È importante. Comunque è già la seconda volta che nei secondi tempi prende 5 gol. Per ora vedremo. Cioè, tu giustamente mi dici si resetta, si riparte, però io temo che a livello mentale comunque delle scorie rimangono. Sì, su questo non c'è dubbio, però sai, dicevamo che la qualità in Vicenza è sicuramente maggiore che non quella quest'anno, in, sì. Esatto, in, sì, sì, quest'anno. Quest'anno, sì, eccoli qui, Battistella, Ederle. Sì, anche loro non devono esagerare nel volersi mettere in mostra o... Perché ovviamente, sai, anche è il primo, gli arbitri, cambio per loro nella, sì, finale del scudetto. Sì, ma anche gli arbitri secondo me queste cose le notano, no? Se entra uno che non è mai entrato e magari ci fa un fallo, è più facile punirlo in maniera pesante. Ha perso il guanto, attenzione. Arriva Rimorchio, Battistella, trovano subito il gol. Sì. Ederle e Battistella in transizione. Beh, direi comunque primo cambio, sì, nelle finali, vabbè. No, rido perché veramente sono dei segnali incredibili questi. Cioè, anche adesso io fossi nei panni di Rigoni dico, ma perché non li ho fatti giocare prima? Però io questo te lo stavo chiedendo e te l'ho chiesto anche prima. Adesso non voglio andare oltre quella che è la mia competenza, che è quella che è, ovviamente. Però sinceramente questi due giocatori stanno disputando, a mio avviso, un buon playoff, e sono giocatori rapidi che possono dare intensità, quindi usarli qualche volta, io non dico nelle fasi decisive, però adesso chiaro, dirlo ora siamo capaci tutti, però io pensavo che Milano si fosse giocata alla carta della profondità del roster un po' di più, mettiamola così. Poi ripeto, sì, sono considerazioni che facciamo in sede di commento, perché 6-2 adesso vediamo. Direi che la partita con 7 minuti da giocare non so cosa possa dire ancora. Sicuramente sì, c'è a dire anche che appunto che Milano ha cambiato il portiere, Pignatti è, sì, entrato a freddo, attenzione Spimpolo. Cerca Battistella, il disco viene deviato. Poi, scusami Giorgio, adesso che vedo Spimpolo, ha giocato pochissimo. Ha giocato poco anche lui. Sì. Ah. Ha giocato poco anche lui. Perché Rigoni gli ha preferito Banchero per assoluto, qualche cambio in difesa, no? Sì, l'abbiamo visto poco. Mi sono perso se il time out fosse di Milano o di Vicenza. No, credo di Vicenza stavolta, perché, sì, ne ha chiamati prima due Rigoni. Sì, anche lo vediamo anche dal body language, cioè Milano non ha più molto, sì, da, sì, dire, sì, in panchina. Ci sta che lo chiami Roffo, sì, sì, sicuramente, precauzione, ne aveva, sì, ancora disputato, ha preso un gol. Ma magari, sì, beh, Roffo ovviamente. O soprattutto sta dicendo anche non magari raccogliete provocazioni, che in queste fasi ci stanno assolutamente. Esatto, stiamo distanti dalle situazioni difficili. Adesso comunque è rientrata la prima linea di Milano. Se è la prima linea, no? Sì. Adesso diciamo che la prima o seconda non cambia molto. Comunque diciamo che sono usciti Spimpolo, Battistella ed Ederle, che abbiamo visto poco invece non prende rischi Roffo, perché è subito dentro la prima linea al completo. Sì, dopo il time out hanno anche rifiatato. Milano vince l'ingaggio, Bellini recupera il disco, vedete Riccardo Pignatti alla prima presenza nei playoff. Lettera, punta e poi cade, non c'è fallo, c'è, ecco, le provocazioni di cui stavamo parlando possono anche arrivare a livello verbale, no? Io, cioè, sono di queste situazioni di campo ne hai viste tante, sì, quindi questa, sì, è anche la fase un po' del trash talking, credo. Assolutamente sì.
sai, si provano tutte le strade. Tutte, sì. Qui ci hanno chiesto un'ostruzione, ma in realtà non lo so se l'abbia toccato qualcun altro, ma in realtà lettera è rimasto, cioè è rimbalzato subito da per terra, quindi insomma secondo me lui non credeva di aver subito fallo, se posso interpretare un po' il gesto di Alessio. Ringaggio da rifare, Delfino lettera, alla meglio l'attaccante di Vicenza, poi Sigmund protegge il pack e va in profondità ancora su Delfino all'indietro ancora per Sigmund. Adesso Milano rischia moltissimo sul contrasto, Banchero porta via il pack, va su Ferrari che conclude, para Frigo, il disco è ancora vivo nell'area di porta, arriva un colpo di pallavolo, bastone alto di Banchero. Sarebbe dovuto arrivare il fischio qui di uno dei due arbitri, perché Milano il disco poi è andato da nello slot. Bellini fa fatica a domesticare questo pack, lo recupera McDonald lo protegge, buon lavoro dell'americano, appena l'ho detto sbaglia, serve Ferrari, Banchero carica il tiro che arriva in angolo, sì, tiro contrastato da Sigmund. Lettera, 5 minuti e mezzo, 4 gol da recuperare per Milano. Banchero in mezzo, il disco arriva fino a Frigo che lo devia in angolo, dove lo recupera ancora Ferrari. Lettera carica il tiro che colpisce si sul ginocchio, è ancora in gioco il disco, si avventa Ferrari ancora per Lettera in mezzo, bello questo assist, arriva all'appuntamento Belcastro ma non è una deviazione di quelle in grado di impensierire Frigo che ferma tutto e concede l'ingaggio. Sì, occhiataccia di Belcastro all'arbitro Lega, cercava forse chiedeva forse uno sgambetto, però dal live non mi è sembrato particolarmente falloso l'intervento del difensore vicentino. Non abbiamo avuto la fortuna di avere il replay, ma così, sai, tante volte le prime impressioni sono quelle più giuste. Attenzione, Caletti va a pescare Ederle davanti alla gabbia, sono rientrati Ederle e Battistella, assist perfetto questa volta non concretizzato, arrivano tutti e due penalizzati. Pace. Sono scaldati un po' gli animi, come ci sta assolutamente in questa fase di una gara 4 di finale scudetto, e Pace e Ederle vanno in panca puniti. Trattenuta, se non ho visto male la prima chiamata. Questo è l'assist di Caletti, sì. Perfetto, lasciato solo Ederle, bravo, non riesce. Frigo. E poi qui dietro la porta si sono entrambi agganciati proprio lì con lì il Simone Lega che non poteva non vedere. Hanno chiesto di intervenire ad asciugare dalla parte della porta di Michele Frigo che gli si era disteso a pelle di leopardo. Però io non so perché vedo solo a... Sì, è un errore, credo adesso verrà tolta, okay. Sì. Immagino. Perché vedo al tabellone segnata solo la penalità di Pace. Sì, infatti il Grandini ha subito detto al e si andrà avanti tavolo. 4 contro sì, 4. Sì, sì. Sì, ma le penalità contemporanee non vanno nemmeno segnate, proprio, sì, per evitare proprio misunderstanding o anche false informazioni al pubblico, no? Quello potrebbe essere anche un segnale, ovviamente, che, diciamo, per i meno addetti ai lavori, vedi una penalità a tabellone, vedi ugualmente quattro persone in campo, cominci a chiederti perché, e dici c'è l'errore, invece giustamente non segnarla non induce a pensare ci possono essere errori, che in questo caso assolutamente non ci sono. 4:56 al termine, una montagna da scalare davvero per Milano, che adesso mette in pista anche Ronco, anche lui credo sì al primo cambio nella finale scudetto. Caletti vince il duello ma non riesce ad allargare proprio su Ronco, viene raddoppiato, gli portano via il disco, Battistella in tre su Sigmund. Ronco va a far pressione così come Battistella, fanno possesso i giocatori del Vicenza che trovano Delfino che poi lancia in transizione Frigo, una spinta su Frigo, si gioca ancora con Delfino che recupera il pack vagante a centropista, lo deposita ancora per Baldan. Sì, diciamo che Rigoni ha messo in campo gambe fresche per andare a pattinare a tutto campo. Sì, ma più che altro credo proprio per togliere minuti dalle gambe dei soliti noti. Frigo ha spazio per trovare un altro gol di pregevole fattura nel 7 su Pignatti.
Non vorrei infierire su Pignatti, ma credo sia il primo tiro che riceve. Non, ovviamente non è colpa sua, no? Ma proprio per le statistiche. Non mi ricordo altri tiri. Dicevamo prima, entra a freddo. Ovviamente è un fattore anche questo. E comunque sì, ha trovato il 7. Alza sconsolato il guanto da presa a Pignatti, non tanto convinto nemmeno lui, proprio a 4 minuti esatti dallo scadere. 7-2. Sì. Onestamente non vorrei dire cose che non ricordo benissimo, ma io in casa una finale scudetto in Milano sotto di 5 gol non me lo ricordo. Pensavo volessi dirmi che è lo stesso risultato con cui l'Asiago ha perso qui. No, assolutamente no, però io sconfitte in casa in finale scudetto con questo margine non me le ricordo nel ciclo di successi del Milano. Lettera Ferrari è proprio la serata no per Milano, e è una gran serata per Frigo, che riesce a ipnotizzare anche il Cobra, incantatore di serpenti, anche mettiamo al curriculum di Frigo. Frigo che per assurdo l'unica partita sottotono l'ha fatta proprio la scorsa, che poi di fatto ha parato, però è il primo tempo che gol tutti un po' sulla pinza, in effetti qualcosina all'inizio era proprio fuori fase. L'ho visto poi domenica che è passato lì da via 5 a vedersi un pezzo della partita della Serie C, e metto sì che non era proprio, cioè è stato fortunato, perché eccolo lì. È stato fortunato letto. Perché quando sì, non ha detto c'era qualche, non mi sentivo benissimo, e però è andata bene. Direi che stasera si sente invece benissimo. Altra parata. Hai visto Sigmund? È corso da Delfino a dirgli di tenere giù il bastone, di non eccedere, perché qui ovviamente, se guardate, Banchero va a dare una bastonatina qui a Frigo, gliela dà, no? Delfino va a difendere il proprio portiere, giustamente, e Sigmund arriva subito a dire, a mettersi in mezzo, sì, lascia stare, ci servi, abbiamo bisogno di te. Ennesimo ingaggio vinto da Vicenza con il disco non è controllato in balaustra da Frigo. Comencini allunga su Battistella, che poi però deposita il pack per Pace, che va a impegnare Pignatti, che quindi fa la sua prima parata della serata. Sigmund ancora. Direi che i titoli di coda li possiamo tranquillamente mandare su questa sfida. 2 minuti, 5 gol. L'ok è imprevedibile, ma non così tanto. Non così tanto, tanto più che Vicenza è ancora là a crearsi un'opportunità, sventata da Battistella, che trova Comencini si crea lo spazio per una conclusione, fa sportellate, poi alla meglio Baldan. Vedi che la gamba di Vicenza è diversa. Sì. Cioè, sicuramente che sia. Mamma mia, attenzione, che è stato colpito uno degli addetti qui alla. Niente di grave. Preso, speriamo, perché. Sì, l'ha preso di striscio, che a volte può essere anche quasi peggio a livello di tagli. In questo caso. Dicevo che sì, allora torniamo al discorso, parliamo di hockey. Sì. La gamba di Baldan, che sia. Non tanto di striscio, cioè il disco è uscito proprio abbastanza brutto. Comunque è lì in piedi tranquillo, quindi tranquillizziamo chi è a casa che sa di avere qualche parente qui a bordo pista. Dicevo che torno per l'ennesima volta, sì. La gamba di Baldan su Comencini ci sta che sia più fresca, ma poi sono andati anche in altri due ad aiutare e ancora Baldan è riuscito a uscire, quindi Vicenza gode di una situazione anche fisica secondo me migliore. Direi proprio di sì, l'abbiamo visto un po' in tutte le partite. Da questo punto di vista Ederle va a concludere e anche a fare un po' a sportellate in balaustra. Siamo vicino all'ultimo minuto di gioco. Delfino fa bene andare all'indietro su Baldan. Il compito di Vicenza davvero adesso è chiuderla senza nessun tipo di contrasto di natura fisica che possa pregiudicare. Il Delfino ha buttato via il disco. Sì, ma ha fatto bene. E disco fermato ancora in due tempi da Frigo.
a cui stasera è andato tutto bene, no? Bravo, bravissimo, ma però un paio di derivazioni anche da parte dei propri difensori che l'avrebbero spiazzato, gli sono finite addosso. Anche questo è un disco che lui non ha visto arrivare, toccato lì davanti e gli è arrivato giusto nel guantone. Fabio, siamo già a gara 5 un po' tutti ormai, anche loro, e a questo punto Vicenza ci arriva davvero con tutti i favori del pronostico, che erano quelli già prima della serie finale, che poi si era messa male, sì, ma adesso a maggior ragione, sì, recuperandola. Sai, Vicenza avrà l'entusiasmo, sicuramente, ha più qualità, sicuramente, però adesso si assegna uno scudetto in 40 minuti. E lì sì, veramente l'episodio, il portiere particolarmente in serata, un fischio che non doveva esserci, tutto quanto farà brodo e tutto quanto concorrerà ad assegnare lo scudetto. Quello che possiamo dire però è che per questo campionato di Hockey Online è la fine più bella, anche per gli sportivi che ci seguono. Era già successo nel 2018 che queste due squadre arrivassero a gara 5, però ecco, per chi ama l'hockey ed è in questa fase neutro, diciamo, è la conclusione, sì, migliore. Con Vicenza che ha avuto il tiro per chiudere la partita e poi è ripartito un certo Claudio Mantese, se non vado errato, però all'overtime. L'inferiorità numerica, fu un finale incredibile. Quella è stata davvero un'altra volta in cui Vicenza è andata veramente tanto così dal suo primo scudetto. Ora un'altra occasione, un'altra finale da giocare in 40 minuti, finisce qui. Vicenza supera il Milano Quanta anche al Quanta Club per 7-2, rimette totalmente in parità una serie a scudetto entusiasmante che vivrà il suo ultimo atto, quindi sabato alle ore 20, sì, al Pala Ferrarin di Vicenza, inquadratura meritata per coach Roffo. Io vado solo a ricordare i marcatori: primo tempo chiuso 2-1 per Vicenza con le reti di Delfino, Vennestrom e Banchero per il Milano, e poi Sigmund, Delfino, Frigo per Vicenza, Battistella per Milano e ancora Frigo a chiudere sul 7-2. Vediamo l'esultanza dei giocatori di Vicenza, vediamo Alberti che si complimenta. Quest'anno è stato l'anno del passaggio di consegne, possiamo dirlo, sì, vero e proprio. Anche un po' forzato. Forse aspettavamo già da qualche anno per il livello di Frigo, dico, però forse quest'anno era il momento giusto. Sì, sì, a Vicenza le gerarchie erano ben chiare, sono sempre state ben chiare. Frigo è andato lì a fare il secondo e crescere. Quest'anno gioco forza per un'assenza prolungata da parte di Alberti, si è preso lui quel posto e adesso non l'ha più lasciato, ma è giusto anche così, cioè è onore anche a chi ha riconosciuto i meriti di Frigo lasciandolo lì al suo posto. E allora io lascerò invece te al tuo posto sabato, perché sarai ovviamente ancora al commento tecnico, immagino, della telecronaca che First TV manderà come sempre per tutti voi. A me non resta che ringraziare la regia, ringraziare Fabio Forte, Gianluca Tomasello, ringraziare voi che ci avete seguiti. Appuntamento sabato per la decisiva gara 5 di finale scudetto alle ore 20 su First TV. Grazie, alla prossima. Grazie, buonasera.